Questa sì che è una bella sorpresa. Oh, ma lo sa la mamma che sei arrivato fin qua? Buon Natale, Sandrino! Auguri, Sandrino Ragni! Oh, ci passi tu in cooperativa? Ma va, ci penso io! Sai, papà, sono passato sotto il naso di quello della porta. Lui mi voleva fermare, ma io ho fatto come te, ho detto servizio! Ah, sei stato in gamba! Ma un'altra volta ricordati, Sandrino, tu devi dire così. Sono il figlio di Andrea Marcocci, il macchinista dell'R48, eh? Largo! Sandrino, arriva Babbo Natale. Ehi, leggerini quest'anno, eh? Sì, ma il vino è di marca. Che è, bianco? Rosso. Asciutto? Ma che asciutto, dolce. Te lo regalo. E piantala con quei quattro peli. Sì. Sbaglio? O ti sono ricresciuto, eh? E sbagli. Ehi, buon Natale! Auguri, Marconi! Salute! Oh, signora! Beh? Eh? È l'inquilina nuova dell'interno 11, è di Viareggio. Io non so come fai, sai tutto tu. È questione di tecnica. Attento a te che un giorno o l'altro la trovi quella che ti mette la corda al collo. Sì, l'hai trovato, il pollo. Ah, sono Liberani, mi dimenticavo, ha detto così mamma che domani lei sta da noi. Ma no, Andrea, che c'entro io? Il Natale è una festa di famiglia. Vabbè, che c'entra? Tu non ce l'hai, vieni da noi, no? Ma penso io che gli do retta, tanto poi lo sai, no, come va a finire. Prima tanti complimenti... E poi la cosa del pollo se la becca sempre lui. Oh, Gigi. Tieni, Sandrino, il pacco, il fiasco. Toh, vada mamma e dille che vengo subito. Ma Giulia, ti aspetta. Un bicchiere e vengo, uno solo. Ciao, Sandrino. Ah, che adesso te lo mando io. Saluta mamma, ciao. Ciao. Addio, Sandrino. Ciao, Sandrino. Buon Natale. Buon Natale.
che ti suoni. Ma come, sei solo? Papà viene subito. Si è fermato dal suo locomomento, ma viene subito. Ma come? Mi ero tanto raccomandata. Gliel'hai detto che c'è anche Giulia e Renato? Gliel'ho detto. Sarà qui a momenti, si è fermato giù. Ehi, non buttare il paltò sulla credenza. Uffa. Sai com'è? Una chiacchiera con gli amici. E magari qualche fiasco di vino. Sta zitto tu. Guarda quello. Voi ci avete fretta? No, è che Giulia... Il dottore ha detto che dal 24 in poi tutti i giorni potevano essere buoni. Giulia, tu adesso come ti senti? Io sto bene. Hai ripensato a quell'affare delle sardine spagnole? Che sardine? Io conosco la strada buona, sai. Potremmo sdoganare in blocco per un pezzo di pane. Potremmo? Ma chi? Marcello, lascia perdere, va. Ma come? Io ho fatto tutto celeste, così deve essere maschio per forza. Beh, ma qui si fa tardi, eh? Sandrino, corri giù. Dì a papà che Renato e Giulia non possono aspettare più, che si sdrighi. Sì. Mi dispiace, ma il suo non è un lavoro come gli altri. Un bicchiere di vino gli ci vuole di tanto in tanto. Ma non è mica per me, figuratevi. È che Giulia, capirete, nel suo stato. Copriti bene, ma fai svelto, hai capito? Sì. Giulia. Ti senti male? Non è niente, mamma. Un semplice capogiro. Si fa la permanente con i soldi del tenente Maria Nicola. Si fa la permanente con i soldi del tenente Maria Nicola. Maria Nicola bella, che la fatta fa, e la bella bene con la dei poteri mari va. Birro, birro, birro fa, birro, birro, birro fa. Si sbatte le piedi di coro con i soldi del tesoro Maria Nicola. Si sbatte le piedi di coro con i soldi. Arrivederci, Maria Nicola. Papà! Maria Nicola, bella, che la fatta fa, è la bella bene con la dei poteri marina. Birro, birro, birro fa, birro, birro, birro fa. Ma voi altri non si fa mai giorno, eh? E che vorresti mandarci via la notte di Natale con la neve e i lupi? Ma lo sai che ore sono? Sta per nascere il bambinello. Ciao. Oh, è la staffa. No, Andrea. Dopo 7 ore di treno me le sento tutte qua. A proposito, Ugo, domani è aperto, eh? Hai sonno, eh? Così, così. Io ce n'ho tanto. Da quando attacca tuo padre. Uva. Forza, papà! Buon Natale! Oh, ma che, siete sordi? Ma dove siete? Bella accoglienza. Io arrivo e non trovo un cane. Bella accoglienza. Hai capito che roba?
Se ne sono andati. Uno si crede che perché è Natale e invece niente. Al diavolo tutte le feste e accidenti a quando arrivano. Che porcheria, che razza di porcheria. Papà, dice mamma che stanno tutti da Giulia. Sì, dormi adesso. Papà, svegliati. Su, sta male Giulia. Ma che fai? Mamma, sta qui. Sì, sta qui, vieni. Vieni, entra qua. Resta buono qui, Sandrino. Mi raccomando, non ti muovere. Ma Giulia, che cos'ha Giulia? Sta buono qui, Sandrino, Non ti muovere. Giulia, che se è maschio lo devono chiamare Andrea. Chissà che dice papà se il figlio di Giulia è femmina. Lui è capace di arrabbiarsi. Anche prima, quando Giulia non era sposata e stava da noi, lei e papà litigavano sempre. Sì, che lo sapevi! È da una settimana che se ne parlava! Ho detto di no e basta! E non me ne importa niente! Tanto lo so che me lo fai apposta! Lo fa apposta perché non mi fa soffrire! Giulia, ma che dici? Sì, mi odia, mi odia! No, non è vero, non puoi dire così. Sara, Sara! Vengo! Giulia allora faceva l'amore con Renato, di nascosto. Però io da un po' di tempo avevo capito che non andavano più tanto d'accordo. Cosa vuoi? Ha detto così mia sorella che... Sì, ma adesso fila che ho da fare. Ma Giulia vuole la risposta. Senti. Renato? Sì? Andiamo, Renato. Vengo. Dì a tua sorella che non ti mandi più in bottega, hai capito? Poi le telefono io, va bene? Che, ma ora vattene, su. Ma che ha quella ragazzina? Da un po' di tempo la trovo sciupata. E perché non vuol mangiare? Oh, dico a te, che hai? E rispondimi, perché non mangi? Oh, ma insomma, si può sapere che succede? Ma che è questa tragedia? T'ho solo chiesto perché non mangi! Tu, va giù dal portiere, chiedi il turno delle fontane. Ma io? Su, via, muoviti! Giulia è incinta.
è stato. Chi è stato? Rispondimi, voglio saperlo subito! Andrea! Vieni qua, rispondi! Andrea! Chi è stato? Voglio sapere chi è stato! Che ti importa di sapere? Tanto non servirà a niente! Non servirà a niente! Devi dirmi chi è stato, no, subito! Per carità! Andrea, lasciala! Te lo dico io! È Renato Borghi, quello del negozio! Andrea! Aspetta! Andrea! Andrea, aspetta, Andrea, con la prepotenza non ti avviene niente! E levati dai piedi, tu! Mamma! Cos'è stato? Niente. Adesso volevo vedere se Renato Borghi faceva il prepotente anche con papà mio. Fermi! Fermi così! Fermi! Adesso ci siamo! Ma un po' più vicino le teste! Così! Ecco, così, sorridete ora! Fermi! Fermi! Ecco! Ora Giulia, un brindisi! Con l'augurio di fare un bel maschio! Come me! Giulia! Auguri! Grazie! Ehi, mi qua si beve! Quest'ora saranno già chiusi. Quello è un direttissimo, ma fino a chiusi cammina come un rapido. Papà, perché piangeva Giulia? Tutte le donne piangono quando si sposano. Allora anche la mamma ha pianto. Sta zitto adesso. Dormi. Beh, ma tu piangevi al nostro matrimonio? Cioè, non mi ricordo mica, sai. C'era tanta di quella gente. E a me che non m'entrava la fede. Sara. Ehi. Chissà che pensa di me quella ragazzina mia. Pronto? Ah, sei tu, zia. Sì, adesso è andato via il dottore. È male, zia. Male. No, lei no, anzi. Sì. Eh beh, lo so, che vuoi fare? È andata così. Grazie, zia. Grazie, glielo dico. Ciao, buonanotte. Buonanotte, zia, grazie, ciao. E pensare
che ci siamo sposati per questo figlio. E invece... Ecco cos'era successo. Il bambino di Giulia era morto. Se non moriva, io a quest'ora ero zio. In classe mia non c'è nessuno che è già zio. Chissà se è vero che un giorno ci tocca morire a tutti. Non può essere che anche papà mio e mamma debbano morire. Non può essere. Un contadino comprò un campo lungo metri 327 e largo 81. Quanti metri quadrati è il campo? Dopo le vacanze di Natale papà faceva un altro orario, così la mattina io andavo a scuola da solo. Religione 7, ginnastica 8, condotta 5, storia e geografia 4. Vieni qua! No! Vieni qua! No. Insomma, a casa nostra tutto andava avanti come al solito. È curioso, a casa Marcello non parlava quasi mai. A sbruffone! Ma ce l'hai 100.000 lire? Eh? 100.000 lire! Ti insegno io come si fa a farle fruttare. Anche 30, magari 20, ma di, ce l'hai? Guarda quegli alberi! L'inverno è finito, Andrea! È inutile, io quando viene la primavera... Figurati che lei passava e io le faccio, signorina, che stelle d'occhi! Lei mi guarda in faccia e risponde, occhi! E io allora le faccio, beh, che c'entra, signorina? Si fa così per dire! E che sto muso, è pianta, fa il piacere, su! Giulia e Renato non venivano quasi più da noi. L'ultima volta fu per il compleanno di papà, ma c'era un'aria. E forza che è vino vecchio! Dallo a me. Ma no, deve bere lui, dai! E vabbè. Ho 50 anni, no? 50 bicchieri, santa Madonna! Uva! Io quella sera fossi arrivato subito a casa. Se tutto fosse andato come doveva andare, che si beveva un bicchiere via. A quest'ora Giulia ci aveva un bambino così. Ma è possibile che un uomo con la testa sulle spalle si possa fissare con delle assurdità simili? Ma la natura è natura, si vede che doveva accadere, no? Non doveva accadere. Perché io so che da allora tutto è andato male. Non so, saranno piccolezze, ma certi silenzi, certi sguardi. Eppure quell'altro, Marcello. Ma oggi ti va proprio nera, eh? Qua ci vuole un goccio di vino, vecchio. No, vieni, no. Tu. Forse sei stanco, vuoi il cambio? No. Figuriamoci, io vorrei sapere che ci sto a fare qua. Tu pare che lavori a contatore. Oh, aspetta pure a me. Questa è l'ora più balorda. Questa luce maledetta. Che ora è? 6:48. Portiamo ritardo? Capirai, mezzo minuto. Ma che fa quel disgraziato? Yeah.
Macchinista, che è successo? L'ho visto troppo tardi. Uscivo dalla curva. Quel poveretto aveva calcolato giusto. Largo, signori, largo! State calmi, signori, calmi! Venite in vettura! Non è successo niente! Che faccio? Indietro! State indietro! Signori! Forza, indietro! E che hanno da urlare quelli lì? Non è successo niente. Non te la prendere, mica è stata colpa tua. L'ho vista proprio in faccia. Ma se hai fatto il possibile? Avrà avuto nemmeno 30 anni. Chissà chi era. Oh, senti, fra 10 minuti si riparte, hai capito? Oh, mi senti, di? Ce la fai? Come sta il tuo socio? Non ho bisogno di nessuno io. Grazie. Allora, Giulia, quanto fa? Quanto fa, Renato? 3,50. Novità, Giulia? Sempre la solita vita. Ti stanno bene i capelli così, però sembri più grande. Sono più grande, mamma. Sì, è vero. Ma chissà perché sembra sempre curioso che i figli si facciano grandi. Eppure il tempo passa per tutti. Per te no. Sei sempre la stessa. E Sandro? Sta zitta, mi fa disperare. Arrivederci, Renato. Arrivederci. Torno subito, Mamma! Mamma! Non vi dispiace mica se vi chiamo così. Ma figurati, Renato, anzi. Datemi. Volevi dirmi qualche cosa? Sì, è per via di Giulia. Mamma, io e Giulia non andiamo più d'accordo. Anzi, a dire la verità, è Giulia che non va d'accordo con me. Proprio non vuole. Ormai l'ho capito che non vuole. Ma perché dici così? Ma perché è la verità. E in principio magari aveva ragione, non dico di no, ma poi so io in tutti questi mesi la vita che ho fatto. Mica che litighiamo, no, magari litigassimo. Mi sono ridotto che la mattina aspetto di aprire bottega come una liberazione. Almeno lavoro e non penso. Ma no, Renato, non può essere, Giulia... No, non esagero, mamma, è proprio così. E io non ci resisto più, mamma.
Ormai sono pronto a tutto. Ma che dici, Renato? L'unica cosa è andare da un avvocato. Un avvocato? Ma sei pazzo? Credo che non ci sia altro da fare. Andrea, non dovevi tornare domani. Andrea, che è successo? Andrea. C'è stato un incidente. Oddio mio, che è stato? Non farmi star male. Un uomo mi si è buttato sotto. L'ho ammazzato. Ma non è stata colpa tua. No, ma... è che dopo, all'ingresso del piazzale di Bologna, non ho visto un segnale. Un segnale rosso. Oddio. Non è successo niente. E adesso? Beh, le solite cose. Mi hanno sospeso. Ci sarà un'inchiesta. Dove vai? A dormire. Non vuoi un bicchiere di vino? Non mi va proprio. Sono qui. Dormi, Andrea. No, niente, Giulia, ma adesso devo andare. Credimi, lui non è cattivo e ti vuole bene. Scusa, perché avrebbe dovuto mentirmi? Mi è corso dietro per dirmelo. No, volevo venire oggi, ma papà è venuto a casa prima. No, nemmeno domani, poi ti dirò. No, no, Giulia, non è vero. Ma perché si cambia? È il tempo che cambia le cose. Anch'io che ti credi. Quando lui veniva a casa, che aveva bevuto, e qualche volta mi ha alzato perfino le mani addosso, e voi lo sapete. Sapessi quante volte ho creduto di odiarlo, vostro padre. Ma poi si imparano tante cose. Si impara a comprendere, Giulia. E ci sono anche cose belle, sai? Tanto belle che quelle brutte si finisce col dimenticarle. Capito? Rispondimi. Dammi ascolto, figlia mia. Parlagli, prova. Me lo prometti? Giulia, di, me lo prometti? Sì, mamma. Grazie. Buonanotte. Buonanotte, bambina mia. Rispondo io. Pronto? Pronto, sei tu? Pronto? Rispondi. Rispondi, Giulia.
E allora, amici, a questo punto cosa ci resta da fare? La commissione, formata da elementi dei tre sindacati, si recherà direttamente dal ministro. E se quest'ultimo tentativo risulterà inutile, allora bisognerà considerare l'eventualità di uno sciopero. E già che siamo in argomento, perché non smuoviamo la questione degli sportellisti? È mai possibile che l'indennità notturna debba essere pagata ancora 120 lire? Un momento. Io volevo dire una cosa. Perché io trovo che è giusto, anzi giustissimo, perché la questione degli orari e dei turni effettivamente porta un sacco di conseguenze. Io, per esempio, sono Andrea Marcocci, macchinista in prima. Forse avrete saputo di quel guaio che mi è successo all'ingresso del piazzale di Bologna. Sì, Marcocci, sappiamo, ma mi pare che il tuo caso esuli dal... Ma no, perché a me il guaio è forse successo proprio per una questione di stanchezza. A parte che prima mi era successo un altro incidente, sì, insomma, avevo investito un suicida. Sono cose che capitano nel nostro mestiere, ma fa sempre un certo effetto. Forse non avevo più bene la testa a posto, ma questo non c'entra. Il fatto è che già ci avevo quasi 7 ore di macchina sulla schiena, ed è un diavolo di macchina quella, mica uno scherzo. Sì, va bene, ma tu capisci, Marchetti? Marcocci. Scusa, Marcocci, ma tu capisci, non è questa la sede. Fai presto che è tardi. Ma quando l'ho comprata questa cravatta? Chi lo sa, sbrigati. Anche il cappello. Queste cose non pare, ma hanno la loro importanza. Ogni volta che mi metto il cappello divento nevrastenico. Tuo figlio, a quello gli sorride, eh? Finché dura. Oh, senti, dammi un po' di soldi che qua... Lascia, apro io. Oh, e tu? Ho fatto tardi a scuola. Beh, va a levarti il grembiule, va. Tieni. Troppi. E ti vuoi andare coi soldi contati? Se ti capita di dover offrire un caffè a qualcuno, almeno per la figura. E perché dovrei mettermi ad offrire? Il ministero, poi. Sei pronto tu? Sì. Ciao, eh. Svelto, Sandrino, sbrigati. Eccomi. Sta attento, sai. Sta tranquilla. E telefona subito, così se dopo vuoi fermarti con gli amici. Va bene. Buongiorno, signora. Oh, buongiorno. Si respira qui dentro. Mamma, che maniera! Ma lo sai che ore sono? Io non lo so a cosa servono i posacenere. Lo cerchi qui il lavoro tu, eh? Vieni qua. Lasciami stare! Impostore! Buongiorno. Aspettate un po'. Ehi! Ma dica un po', è quasi mezz'ora che aspetto. E io che ci posso fare? Sorriveranno! Ciao, Sandrina. Salve, Andrea. Beh? E che ti devo dire? Io non ci capisco più niente. Lo sai che mi hanno passato la visita come la prima volta? Tutto, gli occhi, le orecchie, tutto, insomma. Andrea Marcocci. Sì. Oh,
Va, va, ci penso io. Ma che, papà mio è ammalato. Ma che malato? Se scoppia di salute. No, Sandrino, è che qui... qui a stare tutto il giorno chiusi in mezzo alle cartacce a respirare polvere che vuoi, diventano tutti un po' toccati. E siccome devono far finta di lavorare, scocciano l'anima noi altri. Liberare Luigi! Presente! Sta buono, eh? Tu bevi, eh? Beh, un bicchiere ogni tanto tra amici, sa come succede. Vuoi un consiglio? Smetti. Come? Proprio del tutto? Dottore, le voglio confidare una mia teoria. Io ho passato i 50 anni... Per me ho fatto, tieni, è tuo. N. Beh? L'intento ci sta, papà mio. Sì, ma tu vattene immediatamente al posto tuo. Se no ti faccio uscire, intesi? Dottore, che dice, per me è un fatto positivo questa visita, no? In che senso? Beh, il suo collega là, l'altro, dice che io bevo troppo. Io bevo, sì, ma mica tanto, normale. E se qui vogliono dire che ho sbagliato perché avevo bevuto, non è vero. Io ero in me perfettamente. O meglio, non proprio perfettamente, ma certo non per due sorsi di vino, capisce? E per l'altro fatto, piuttosto, vorrei vedere. Un uomo lì davanti alle ruote. Non aveva nemmeno 30 anni. Papà! Ehi, come va? Ciao, Marcocci. Ciao. Beh, andiamo, il commendatore aspetta. Doveva essere successo un guaio grosso. La verità è che bisogna essere delle carogne per avere fortuna. Dei lavativi. Uno sgobba 30 anni per lo Stato. Oh, mica sono uno scherzo 30 anni. E puliti per giunta. Poi un bel giorno ti chiamano e ti dicono tu hai sbagliato. E basta, capito? Nient'altro. Senti un po'. Che vuoi? Ha ragione, Andrea. Io non voglio ragionare. È uno sbaglio ragionare. In servizio è proibito ragionare. Rileggeteveli bene i regolamenti. Gli occhi servono solo per i segnali. Il rosso, il verde, via libera. Uno sbuca da una fratta e ti si butta sotto. Frenata rapida. Non serve. Pazienza, in vettura. Si riparte subito. Non è successo niente. E guai se pensi ancora al disgraziato che hai appena finito d'ammazzare. Allora può capitarti di non vedere un segnale e loro scrivono sospetto stato d'ubriachezza. E trovan pure i testimoni che t'han visto quando t'attaccavi alla bottiglia. Ubriaco io. Capito? Roba che avevo bevuto 4 sorsate giusto per levarmi dalla bocca il gusto della paura. Ma che ne sanno loro? Hai sbagliato e devi pagare. E non ci sono scuse. Che è una scusa aver ammazzato un uomo? Sono cose che capitano nel nostro mestiere, no? Che vuoi? Andrea, vieni a casa da Retta, è tardi. Vattene, lasciami stare. Andrea, io non mi muovo se non vieni via con me. Vattene. Vattene via subito! Signora Sara, lo lasci stare. Venga via con me. I sindacati, buoni sindacati. Te li raccomando i sindacati, buoni solo a riempirti la testa di chiacchiere e a pigliarti i soldi. Coi loro giornali pieni di belle parole. Giustizia, i diritti del lavoratore.
Oh, 20 anni di belle parole. Prima ce le dicevamo di nascosto, all'orecchio. D'inverno ci si scaldava con le belle parole, Ugo? Quando in casa non c'era manco un trucciolo per la stufa e noi a parlare di giustizia, ti ricordi? E intanto i dritti pigliavano la tessera e facevano carriera. Probabilmente anche qualcuno di quei quattro che ieri stavano in poltrona a giudicare me, Marcocci. E intanto io spalavo carbone o al massimo portavo vecchie caffettiere per i piazzali. E a casa nostra si tirava la cinghia, Ugo? Cosa vuoi farci, Andrea? E poi la guerra. Arrivava un ordine. Sabotare. E io pronti, e giù! Giù per la linea di Cassino con quegli altri dannati sopra che sputavano bombe. Io sono sceso dal treno e ho aiutato i partigiani a rovesciarlo nella scarpata. Ugo? Tu le sai queste cose, ti ricordi? Sì, che mi ricordo. Oh. Prenditi una sedia. Portagli un bicchiere, Ugo. Papà, andiamo a casa. Come? Andiamo a casa, è tardi. Oh. È tua madre che ti ha mandato. Beh, finisco questo e andiamo, eh? Allora, Ugo, quanto fa qua? Ma lascia andare. Stasera offre la ditta. Uva. Più il treno, l'avevano rimessa a fare servizio sui piazzali con una vecchia caffettiera, come una volta. Se non ci danno soddisfazione, si arriverà allo sciopero. Voi come la vedete, capo? E perché me lo chiedi? Beh, è un fatto che interessa tutti lo sciopero, no? Io non so niente, parlare non serve. Io mi faccio gli affari miei. Ecco a lei, signora. Arrivederla, signora Giulia. Buongiorno, signora. Addio, Renato. Arrivederci, signora. Senti, ma lo sai che ho sognato stanotte? Che eravamo a Firenze, io, te e il Sorugo. Chi? Il Sorugo, l'oste dove va sempre tuo padre. Veramente. Oh, che stupido. Senti, però sarebbe bello un viaggio a Firenze, eh? Ma lo sai che non ci sono mai stato io, proprio mai. E tu? Oh, neanch'io, sai. E sei figlio di un ferroviere. Sai che facciamo? Domenica ci andiamo. Ci vogliono 4 ore. Senza il Sorugo, però, eh? Noi due soli. Smettila. Guarda, abbiamo visite. Sandra. Ciao, Giulia, passavo. Oh, Sandrino, ciao. Ciao, bello. Beh, che c'è? Beh, niente, passavo. Ho capito, va.
Compragli il gelato, tiè. Opla! Corri, Sandro, corri! Accidenti, la scarpa! Giulia. Tu, che vuoi? Giulia, perché non rispondi al telefono? È più di un mese che ti cerco. Che ti ho fatto, Giulia? Sandro! Mamma me le fa sempre più grandi! Perché dice che cresco. Ma perché? Cosa ti ho fatto? Tu non c'entri. Ma ormai è finita. Non posso. Non chiedermelo, non posso, ti dico. Sandro, su, andiamo! Ti telefono, Giulia. Senti, Sandro, adesso non c'è bisogno che dici di quello lì. Non parlarne, me lo prometti, vero? Ma chi è? Un tale, uno che conoscevo prima. E allora, Sandro, me lo prometti? Io non faccio la spia, io. Ma com'è? Qui ci deve essere uno sbaglio. Lo stipendio è quello che è. Certo, tu adesso non hai percorrenze. E vabbè, ma anche senza chilometraggio, sto mese mi sembra proprio una miseria. Oh, questo è il tuo rollino paga. Guarda un po' da te. La tacchiola felice, frenatore. Assicurazione sociale. Totti in a casa. Assegno malattia. Assicurazione INA. Empas, imposta complementare, marche da bollo. E poi ho ci sono capito. Le ritenute per... Avete sempre ragione voi. Il vestiario. Come va, vecchio mio? Tiriamo avanti, e tu? Solita vita. Fai sempre il treno dei corrieri? Il treno dei burini, vuoi dire, che porta uova, polli e pulcini. Una vita comoda, in giornata vado e torno. Ma francamente, Andrea, preferirei le nostre tirate. A proposito, lo sai che mi hanno dato un socio giovane di quelli tutta teoria? È uno di su del compartimento del nord, e io quando parla non lo capisco proprio. Magari ci ridassero il nostro treno, e ti ricordi? Oh! Ti ricordi le bevute che facevamo agli scali? A proposito, il socio che c'ho io è astemio. Pensa che pianto, beve latte. Se non fosse per quei 4 soldi in più. Sì. Quei 4 soldi che quando vengono a mancarti in casa, stringi, stringi, alla fine del mese non ci arrivi più. Oh, Gigi, ti dispiace se quelle 5.000 lire te le ridò il prossimo mese? Ma non ci pensare, quando ho mangiato io hanno tutti la pancia piena a casa mia. Non mi sono fatta accalappiare dalle donne io. Oh, Marcocci! Giusto te. Ecco qua. Hai 2 mesi arretrati da pagare. Ah, non ho spicci. Ti cambio io. Non posso cambiare. Come sarebbe a dire? Se non paghi adesso, dove ti ritrovo? Mica posso venirvi a cercare uno per uno sulla linea. Beh, e che fretta c'è? E poi, che t'ho da dire? Adesso non mi va di pagare. E poi mi pare che questa non è la sede. Capito? Non è questa la sede. Andiamo, Gigi. A metà giugno finirono le scuole. La mia pagella era un disastro. Perché io so... che se una voglia sul serio di trovare lavoro, non se ne sta a letto fino alle 11, alle 7 aria. Capito? Sara. Sara, l'acqua, avrò diritto di lavarmi, no? Vengo subito. Tu faresti meglio sparire che oggi non è aria. Ecco, Andrea. Tutta qui? Abbi pazienza, fra 5 minuti è pronta l'altra. Mm. Che vuoi, il gas è poco. A quest'ora c'è tutto il casamento che cucina. Sì, sì.
possiamo dare domani, proprio oggi che è arrabbiato. Invece gliela diamo proprio oggi. Ti aiuto a apparecchiare, mamma. Alle 7, capito? Alle 7 salta su e va in giro uno. Smuove le gambe uno che ha davvero voglia di lavorare. Allora intesi, no? Da domani mattina, dato che il concorso in ferrovia ti fa schifo, da domani alle 7 è aria. Ti cerchi da lavorare, capito? Sara! Sara, l'altra acqua! Ecco! Mamma, io mica lo faccio apposta a non studiare. Mi piacerebbe. Ecco, è pronta. Ci vai tu, Sandro? Sì? No, aspetta, ci vado io. Chi era, Sandrino? E ricordati che a me per questo non mi si è preso mai nessuno. Qualcuno ci ha provato, ma non gli è convenuto. Ma no, sta tranquillo. Passo alle 8 al bar, eh? C'è qui un amico, mamma. E questa è mia madre. Buongiorno, signora. Beh, Marcello, perché non lo fai accomodare? Si accomodi, no, sta lì sulla scappo, porta. No, grazie, signora. Allora, Marcello? Sta tranquillo. Ti vedo dopo. Chi era? Un amico. Uno che conosco. Però se tu ci venivi a parlare con la maestra all'ultimo trimestre, venivano tutte le madri coi fiori. Poi grazie che passano. Dici che glielo dice? Che? Niente. Occorre qualcosa? No, grazie. Questi asciugamani sono fradici. Aspetta, te ne porto uno di quelli buoni di spugna. Marcello, cosa fai? Non lo vedi che sto facendo? Per carità, non gridare così. Ma che senta pure! Zitto! Per quello che me ne importa di lui. Aspetta qui. Ecco, Andrea. Ah, grazie. Perché fai quella faccia? Io? Aspetta che prendo uno straccio, c'è un pantano qui. Lascia andare che ci penso io. Sandrino, aiuta tua madre, apparecchia intanto. Non so più dove sbattere la testa. Hai visto quello che è venuto prima? Mamma, voltati, ti prego. Sto nei guai. Se tu sapessi. Un pasticcio tremendo. Ma ti giuro che se riesco a... Mamma. Mamma! Io esco, eh?
Oggi sta fuori. Prima è venuto un suo amico a cercarlo. Il primo maschio. Bel campione. Era andata bene. Era andata proprio bene. Giulia. Ciao, papà. C'è su mamma? Sì. Come sei elegante. Beh, ciao, eh. Ci vediamo dopo. Ciao, papà. Figlia mia, sono una disgraziata. Sono una disgraziata. Marcocci, eccolo là. Andrea Marcocci? Il signor Andrea Marcocci. Allora favorisca a seguirmi al commissariato. Io, e perché? Senta, nella mia carriera ho trattato con ogni sorta di delinquente. Ladri, ricattatori, assassini. Ebbene, non ce n'è stato uno che prima o poi non abbia cantato. Ma un tipo duro come quello lì? Ehi, ragazzino, allora una buona volta vuoi spiegare perché l'hai fatto? Lo vede? Non esagero, sa? C'è da preoccuparsene, ma sul serio. Io, se fossi in lei, mi capisce? Sì, ma adesso posso portarmela a casa? Per questa volta. Allora, grazie, commissario. Vada, vada. Vieni qua! No! Vieni qua! No! Avanti, cammina. Su, Sandro, non ti tocco, ragioniamo. Da uomo a uomo. Da uomo a uomo, parlo.
Senti, Sandro, io lo so che tu non sei uno stupido. Tu sei un ragazzino sveglio, in gamba. Allora, se tu hai tirato quel sasso, io dico che dovevi avere le tue buone ragioni. Non è così? Intendiamoci, hai fatto male. Però io dico che tu dovevi avere le tue buone ragioni. Che c'è, Sandro? Perché non vuoi dirmi la verità? Eh? Sì, perché con un vigliacco, ecco, stava assieme con Giulia in macchina e io dovevo tirargli da lui una sassata, ma in faccia, perché è una carogna e a me non me ne importa più niente se glielo avevo giurato di non dirla a Giulia, perché adesso non vale più. Tutti devono sapere chi è mia figlia! Ma che dici? È colpa tua! Non ti sei mai curato di me! Mi hai fatto portare le calze di cotone fino a 18 anni! Non te lo ricordi? E il tuo paltò? Non te lo ricordi? Basta scorciarlo un po' e sistemarlo, dicevi, è roba buona. Non hai mai capito niente. E io l'ho dovuto portare, che morivo di vergogna. Ma che dici, sei pazza? Tu sei pazza, che mi hai fatto sposare un uomo che non volevo, che non mi voleva. E ti credevi di agostino. Ma adesso basta, ne ho abbastanza di te, di Renato, di tutti. Per carità, voglio solo pace. Me ne vado via, me ne vado. Basta, basta, basta. E non è vero, sai quello che pensi? Non c'è più niente, capisci? Non c'è niente e nessuno che mi interessi se non stare in pace! Andrò a fare la serva, qualunque cosa, ma non voglio vedere nessuno! Nessuno, capisci? Nessuno! Vieni qua! Basta! Mamma! E tu che vuoi? Marcello! Marcello! No, Marcello! Grande! Tu la mamma non la devi toccare. Non devi toccarla mai più. Vattene. Te e quell'altro. Alle ore 24 avrà inizio lo sciopero sulla rete delle ferrovie dello Stato secondo Beh, un comunicato. Vengo dal deposito, è trasmesso proprio alle 20:30 dalla Camera del Lavoro. È in partenza dal marciapiede numero 7, il rapido per Firenze, Bologna, Milano. È in partenza dal marciapiede numero 7, il rapido per Firenze, Bologna, Milano. È in partenza dal marciapiede numero 7, il rapido per Firenze, Bologna, Milano. Andrea, che vuoi fare? Non ti lascio andare, a costo di spaccarti la faccia, non ti lascio andare. Levati, Gigi. Pensa agli affari tuoi. Thank you.
La sera dopo, quando papà tornò, io stavo sveglio e nemmeno la mamma poteva dormire. Ve lo dai questo espresso? Pronto l'espresso, già zuccherato. Svelti ragazzi che stamattina le caldaie sono in pressione. Questi parlano di scarso successo dello sciopero. Il 70% dicono. Qui dici il 100%. Ma sei diretto a quello che dicono quelli lì. E sta zitto tu. È un trionfo. Voglio vedere adesso come si mettono per le richieste. È stata una dimostrazione bella. E qui la politica non c'entra. Lo voglio corretto due volte il caffè stamattina. E a me due cappuccini e tre maritozzi. Alla salute dei lavoratori. E alla faccia di chi ci vuol male. Bene. Ciao Sandrino! Sandri Verani, che vuol dire crumiro? Che? Crumiro! Ma guarda che idee! Chi ve le mette in testa vorrei sapere? Ma allora me lo dice, sì o no? Ma piantala! Senti a me piuttosto, l'hai visto il guzzetto nuovo? Sapessi come fila! Anzi, uno di questi giorni avevo pensato, ma ti piacerebbe farci una bella corsa con me? Magari davanti e che tu tieni il manubrio, eh? Sì, grazie. Beh, io andavo a casa. Allora va, vada, bravo. Arrivederci, eh. Ciao. Non ti scordare, eh. Ti aspetto. Sì. Attenzione, arriva Marcocci. Ecco suo padre! Che fai tu qua? Vattene a casa. Mi senti? Sei sordo? Vattene a casa subito! Thank you.
giorno papà non andava più al lavoro e stava pure poco a casa. Tra me e lui solo buongiorno e buonasera. Manco più uno scherzo, niente. Più la meglio! La meglio ho detto! Ah, è cascato il fiorellino! E questa è buona! E questa è buona! Gioca, se non giochi! Caro mio, tu da quando hai preso moglie? È inutile, è colpa delle donne! E tu a scuola hai da andare! Va bene, andrò a scuola! Oi, Sandrino! Beh, la facciamo sta bella? Facciamo mezzo litro. Mezzo litro. Mezzo litro, Ugo. Daccene uno. Mischia e due bicchieri per questi amici. No. Gambellette e patatine. Va bene. Sì, Sandrino. Che, volevi dirmi qualche cosa? No. È che cerco papà e non lo trovo mai. Ora lo cerchiamo insieme, eh? Vediamo un po'. Ecco, vieni con me. Sai, qui intorno ci sono 4-5 osterie che ci si beve bene. E che tuo padre c'ha il palato fino, capisci? Sa, quell'amico mio alto, coi capelli bianchi, robusto, fuma il toscano, lo ha presente? Bevi asciutto. Beh, e tu non bevi? E che marcocci sei, su! Allora se lo vede, mi raccomando, eh? State tranquillo, se lo vedo glielo dico. Grazie. Proviamo un po' da questo, eh? Vediamo. Niente, non c'è. Ma vedrai che a quest'ora sarà già a casa. Forse ci siamo corsi dietro noi e tuo padre, senza saperlo. Sai come succede? Io non glielo feci capire a Gigi Liverani, però l'avevo visto papà mio con quella donna. Ma perché stava lì? Perché non veniva da noi, a casa? Andrino! Renato! Ciao, Sandrino. Che bello! È nuovo? Beh, proprio nuovo no. Ci arriva a 100? Anche più di 100, c'è scritto lì. Allora mi ci porti? Sì, andiamo, monta, su. Ero proprio venuto a cercare te, Sandrino. Me lo faresti un piacere? Eh? Ho preparato della roba da portare a tua sorella. Certa sua roba di lana è rimasta a me. Giulia? Sì. Non gliela vorresti portare tu? Eh? Io ci andrei, ma non so se Giulia è contenta. E perché? Perché prima io e te eravamo parenti. Come prima? Ma tu a me che mi sei, zio? Ma no, cognato. Cognato? Eh già. E io e te che ti sono? E tu sei mio cognato, Sandro. Ma già da adesso che sono piccolo. Come no? No, ma va, e poi nemmeno da grande, perché ormai Giulia non c'entra più niente, no? Giulia non è più tua moglie, vero Renato? Ecco, fra un po' siamo arrivati, eh? Ce la fai, Sandrino? Hai voglia? È là, guarda, dove ci sono quelle lenzuola stese, eh? Mi raccomando. Senti, non dirle che t'ho mandato io. Fratello, signora, è tanto tempo che non ci vediamo. Lei permette, vero? Sì, sì, vai pure, vai pure. Grazie. Vieni, Sandrino, vieni. Per favore, Elsa, mi dai un'occhiata lì? E va bene. Vieni, Sandrino.
Vieni. Come stai, Sandro? Sei cresciuto. Ma che puzza qui dentro? Ah, è per via degli acidi, ma ci si fa l'abitudine. E allora, Sandro, che cosa mi dici? Come sta la mamma? Io credevo che tu ce l'avessi con me. Sei uno stupido. Sì, perché io lo so che è stata tutta colpa mia. Non ce l'ho avuta mai con te, Sandro. Anzi, forse è stato un bene, lo sai? Io dovrei ringraziarti. E perché? Perché ci volevi proprio tu, per far cambiare le cose. Adesso sono sola. E qualche volta, Sandro... sì, qualche volta mi sento un po' giù. Tu capisci, Sandro, cosa voglio dire? Però, in fondo, adesso sono tranquilla. Perché ho fatto una cosa giusta. Una cosa che dovevo fare. Quando sarai grande, lo capirai da solo. Di un po' che mi hai portato in quel pacco. Oh, mannaggia, ho fatto tardi, ora me ne devo andare. E perché tutta questa fretta? Lì dentro c'è roba tua, vestiti, non so. È mamma che ti ha mandato? Beh, veramente no, mamma non sa niente. Mi manda Renato. Sta qui fuori. Io però non dovevo dirtelo. Allora, se proprio te ne devi andare. Eh sì. E senti, a Renato non raccontare niente di quello che ti ho detto. Intesi, Sandrina? Come sta? Bene. E t'ha detto niente? No, di te niente. Ciao. Ciao. Ci vediamo, Sandro, eh? Se vuoi, sai dove trovarmi, se ti capita. Ciao. Ciao. Ho una cosa. Ho capito, non devo dire niente a nessuno, d'accordo. Mamma? Sì. Mi fai entrare? Che c'è, Sandrino? Mamma, oggi ho visto Giulia. Mi ci ha accompagnato Renato per portargli certa roba. Anzi, questo non dovevo dirtelo. E che ha detto Giulia? Mi ha detto di tornare un'altra volta, di domenica. Così mi porta al cinema, mi ci mandi, vero? Senti, Sandro, ma Giulia a te che effetto ti ha fatto? Ti sembrava felice, tranquilla? Sì, tranquilla, proprio così mi ha detto, che adesso è tranquilla. Mamma, Giulia dice che io capirò quando sarò grande, ma io voglio capire adesso, di la verità, mamma. Ma insomma, che ci aveva ragione, Giulia o papà? Tutti e due, Sandro, tutti e due, come succede quasi sempre quando la gente litiga. Ma allora così non ci fa mai pace, perché allora se hanno ragione tutte e due, nessuno poi dice c'hai ragione tu, e così... Il fatto è che si sta insieme degli anni e non ci si parla abbastanza. Ci si tiene il muso perché, chi lo sa perché, a volte comincia con una stupidaggine. Ci si urta per cose di cui basterebbe parlare un po', e invece niente, si tira avanti con il rancore dentro che ti avvelena tutta l'esistenza, a poco, senza che te ne accorgi. Finché un giorno succede quello che hai visto, Sandrino. Diventa troppo difficile fare pace, perché ognuno crede di avere ragione e se ne sta per i fatti suoi dicendo magari di essere tranquillo. Ma allora tu dici che Giulia mi ha detto una bugia? Non è vero che stava bene? Non sta bene. Come non sto bene io e nessuno di noi, nessuno, né tuo padre, né Marcello, e nemmeno tu, Sandrino mio, perché ormai da casa nostra se n'è andata via la pace.
No, mamma, non piangere, non piangere, io non voglio! Un contadino comprò un campo lungo 1,327 e largo 81. Quanti metri quadrati è il campo? Marcocci Alessandro. Promosso. Ce l'avevo fatta. Adesso sì che potevo andare a parlare con papà. Avevo qualcosa da dirgli. Potevamo pure far pace e tornare a casa insieme. Accidenti, m'ero ammazzata a studiare per questo. Sandrina. Sandrina, vieni avanti. Siediti. Hai mangiato, vuoi qualcosa? Allora un dito di vino. Padrone, un altro bicchiere. Era un bel po' che non si beveva un bicchiere assieme noi due, eh? Ma come hai fatto a trovarmi? Che ci avevo visto un'altra volta. E perché non sei entrata? Non eri solo. Papà, uva. Vieni qua, Sandra. Siediti più vicino. Così. Sai, io era tanto tempo che volevo parlarti. Ma parlarti da uomo a uomo, capisci? Senti, Sandro, ti ricordi quel giorno sulle scale? Guardami in faccia, Sandro. Io non sono un crumiro. C'era scritto, lo so, ma non è vero. Io non sono un crumiro. È che... ma è così difficile da spiegare. È che uno si sente importante e poi si accorge che non è vero niente. E allora tutto va a rotoli. Gigi Liverani non ci crede che tu sei un crumiro. L'hai visto? Sì, dal suo rugo, c'erano anche gli altri. A quest'ora ci saranno tutti. Sai, io tante volte ho pensato di tornare dal suo rugo. Pensavo, ci vado. Spalanco la porta e dico, eccomi qua. E adesso spaccatemi la faccia se volete, ma qua la mano, santa Madonna. Vieni qua, Sandro. Dammi un bacio. Marcocci, giusto in tempo. Mi è arrivata una botte che, modestia a parte. E che c'è solo per lui il vino buono? E che noi no? Non ci sappiamo fare a questo gioco? E che i soldi d'Andrea sono più buoni dei nostri? Eh? Ce n'è per tutti.
Ce n'è per tutti! E se non basta, ce n'è dell'altro! Ale, questo l'offro io! Assaggiate, assaggiate! E poi dite che non si beve speciale da me! Assaggiate, signori! Questo offre la ditta! E a Giovanni niente, Ugo! Uè, bada che oro, eh! E che ti fa? Niente! Tanto dice che ce n'è una botte tutta per noi! Oh, è sempre Ugo che offre, eh! E chi dovrebbe offrire? Alla salute, ragazzi! Alla salute! Si parla per malente con i soldi del tenente Marelicola! Si parla per malente con i soldi del tenente Marelicola! Maria Rita, la bella, che la fatta fa, e la bella bene con la dei poteri marita, birro, birro, birro fa, birro, birro, birro fa, fa, fa. Fatele piedi d'oro con i soldi del tesoro, ma le ricola, ma le ricola. Andrea! Caro Marcello, papà si sente un po' meglio, ma il dottore dice che deve stare ancora a letto. Sono 3 mesi ormai e tra un po' è Natale. Sara! Sara! Eccomi, vengo! E buon Natale. Arrivederci, buon Natale anche a te. Ciao. Buonanotte, auguri, eh. Grazie, buon Natale. Giulia, auguri e buon Natale. E tante belle grazie, cose. Altrettanto, auguri. Ciao, Giulia, vieni a ballare con noi stasera. Sì, un momento, guarda che ti aspetto, eh. Buon Natale, oh, ciao. Ciao, auguri. Giulia, buon Natale, ciao. Grazie, buon Natale. Giulia. Giulia. Perché sei venuto? Dovevo vederti, Giulia. Volevo dirti. Buon Natale, Giulia. Di tutto cuore. Grazie, Renato. Villa! Villa! E guardaci, mamma, altri 10 lire sole. Non ho più spicci. E poi ti ho detto di chiudere quella finestra. Papà! Andrea, ma sei pazzo! Papà, come sei alto! Oh, come pesi! Andrea, perché ti sei alzato? Beh, oe dico, ma è Natale pure per me o no? Eh? E poi stasera sento che va meglio. Molto meglio. Andrea! Niente, niente. È il letto che fa questi scherzi, ma è già passato. Oh, stasera voglio mangiare come si deve, eh? Che c'è di buono? Io per te avevo preso... No, non per me, per tutti, basta con gli sciacquabudella, eh? Oh, ma la vuoi capire che mi sento meglio? Oddio, certo, mi sento un po' debole. Ma è appunto per questo che devo mangiare, no? Eh? Eppure un goccetto, perché no? Questo fa sangue. Oh, lo sai che non mi ricordo più il sapore?
buono. L'ho preso io giù in cooperativa. Bravo! Oh, ma perché avete apparecchiato in cucina? Che malinconia! Dai, Sandro, allunghiamola questa tovaglia, su! Aiutami, aiutami a sparecchiare! Leva i cucchiai, leva i tovaglioli! Muoviti, Sandro! Dai! Acchiappa qua e tira, su! Sì! Tira! Su! Ale! Adesso cominciamo a ragionare. Ma non potevate mangiare di là? Cosa vuoi, così soli? E che è una buona ragione. Oh. Ah, mi scordavo il meglio. Ecco fatto. Mamma là, tu qua. Stiamo larghi, eh? Vado io, papà! E chi sarà? Si può? Buon Natale a tutta la famiglia. Signora Sara, si può salutare questo vecchio orto? Come va, vecchio Andrea? Stai comodo. Benone, benone va. E allora vedrai che tra un momento starai ancora meglio. Oh, ma insomma. Adesso stai calmo, Andrea, eh? Papà! Dice Marcello che non parte più. Marcello. E allora bisogna stappare una bottiglia subito. Che ne dici, Andrea? E come no? Come no? Marcello, leva di quel coso. Sara, non perdere tempo, aiutalo. Tu stappa qua. Tu, il cavatappi, su, leva il cappello, su. Non aspetti, no. I bicchieri. Sara, per una volta prendi dei bicchieri cristiani. Sai, Gigi, ci abbiamo un servizio per 12. Ce l'ho dato non so chi al nostro matrimonio. Beh, tu non ci crederai, cristallo buono. Io in quei bicchieri non ho mai avuto la soddisfazione di berci un dito di veleno. Quella li tiene sotto chiave, neanche fossero l'oracolo. Tu lo sai com'è tua madre, no? E allora se i bicchieri ci sono, tirate fuori tutto il servizio, perché qui tra un momento vi capita una banda di assetati. Voi mi scuserete, ma gli amici mi hanno tanto... Ma hai fatto benissimo, ma la roba e il vino! Sara, ci sarà un negozio aperto a quest'ora, ma per no? Carità, signora, quelli mica sono tipi da venire a mani vuote. Dai, corriamo le dame, forza! Auguri! Buon Natale! Buon Natale, Marcocci! Buon Natale a tutti, auguri! Buon Natale! Auguri, tanti auguri signora, buon Natale. Buon Natale. Grazie signora. Signora, ma niente, allegria, allegria. Che bella sorpresa. Auguri cara, buon Natale. Auguri signora, auguri signora. Buonasera. Auguri. Auguri. Mettete un po' dove vi pare, se trovate un po' di posto. Ma no, che entri un po' chi vuole. Ciao, Sandrino. Gigi, chi è quella moretta che balla con Marcello? Ah, lo sai chi deve essere? La figlia di Benedetti. Sì, sì, Benedetti, il capo gestione. Ah. Ehi. Io sì, ti ricordo. Ma in pochi mesi sei cambiata parecchio. Tu no, sei sempre lo stesso. Che fai? Riparti? No, resto. Lo sai che balli bene. Sei leggerissima. Non è mica facile trovare una che balli come te. Thank you.
continua un po' tu. Vieni. Come va, Andrea? Bene. Chi è? È Giulia. Giulia, Giulia, bambina, ma certo, certo, grazie Giulia, io me l'immaginavo, sai, solo poco fa pensavo, certo, ma volevo dirti che qui c'è Marcello, ah sì, te l'ha già detto mamma. Sì, adesso è di là che balla. Oh, c'è un sacco di gente. Se tu vedessi. Tutti. Proprio tutti, Giulia. C'è casa che sembra... Dio sa che sembra. Ma tu, Giulia, tu non... Dopo la messa? Con Renato, vero? Allora ci conto con Renato. Ti aspettiamo, Giulia. Non manchi che tu, bambina mia. Dai, Marcotti! Ciao Marcotti, arrivederci, ciao. Tanti auguri e buon Natale. Tante cose, arrivederci. Ciao Andrea. Ciao Giovanni. Ciao Marcotti, grazie di tutto. Ma che dici, grazie a voi, è stata una gran bella serata. Arrivederci, arrivederci, signora. Arrivederci, signora. Arrivederci. Ciao piccola. Arrivederla. Ciao, Ciao papà. Ciao mamma. Arrivederci. Oh Marcello. Tieni, copriti che con quello straccetto d'impermeabile... Di, guarda se passando trovi un torrone al bar, ma di quelli al cioccolato per la mamma. Va bene. Oh, Marcello, aspetta, ce li hai i soldi? Ma papà, ti prego. Vieni dentro adesso, c'è una corrente. Arrivederci. Arrivederci. Quanto tempo era che non passavamo un Natale come questo, eh? Di, ma quanta gente ci sarà stata? E chi lo sa quanta ce n'era? È proprio vero che devi star male per accoglierti di come buona la gente. Sì, ma ora sdraiati, eh? Aspetta, te le slaccio. No, lascia stare, no, faccio bene. No, ti sei già bene. Stancato abbastanza. Beh, lo sai che ti crescono i capelli bianchi? Oh. Era ora del resto. Però mi piaci lo stesso. Mi piaci lo stesso, lo sai. Mettiti giù. Ti faccio un po' di caffè che ti tiene su il cuore. Oh, Sara, portami la chitarra. Sì. Ma non ti stancare, mi raccomando.
Voglio farti una serenata. Per te sola. Sara? Sì, Andrea. A Giulia, di quelle storie, quando viene, non bisogna parlare più. Come se non fossero mai successe, capito? Sì, Andrea. Andrea, quando Marcello lavora, la prima spesa che voglio fare è una cucina nuova. Col forno. Sai, Andrea, appena stai un po' meglio, una domenica andiamo tutti a trovare i nonni. Sono stati così buoni con Marcello. Una domenica che fa bello, facciamo tutta un'imbarcata. Anche Giulia. Tanto il viaggio non ci costa niente. Abbiamo i biglietti e non li sfruttiamo mai. Tutti gli anni vanno sprecati. Andrea? Andrea, dormi. A me papà non me l'hanno fatto più vedere, ma ho sentito dire che stava sereno. E quando mamma andò di là insieme a Giulia, lì per lì non ce n'erano nemmeno accorte, perché papà sembrava proprio che dormisse. E sorrideva. È passato tanto tempo da quando papà mio non c'è più. Mamma dice sempre che adesso la casa le sembra più grande. Ma io la mattina appena mi sveglio mi viene sempre di guardare il letto grande, al suo posto. E poi faccio colazione svelto svelto, come quando lui finiva di farsi la barba e mi gridava: dai, che a me il treno mica mi aspetta! Sandrino! Ciao, Marcello! Buongiorno signore.